La replica? Allora, io ho sentito il dibattito con il professor Migliaccio e il signore della pasta di cui non conosco il nome. La mia impressione innanzitutto è che il genio, il macista italiano, mi sembra un comico. Non ha nessun posto qui, non è normale sentire delle eresie del genere dal punto di vista nutrizionale, che non hanno nessun senso, nessun interesse. È un comico, è simpatico, è gradevole, ma bisogna lasciarlo allo show business. Per quanto riguarda il professor Migliaccio, io gli dico che gli accordo molto interesse e gli riconosco un valore scientifico quando parla del patrimonio alimentare, del patrimonio umanitario attribuito al modo di, alla dieta mediterranea. Io sono perfettamente d'accordo con lui, però gli faccio notare una cosa: la specie umana ha 100.000 anni e per 80.000 anni si è mangiato con un regime diverso da quello mediterraneo, con una dieta diversa, quella del cacciatore. Cioè per 80.000 anni si sono mangiati i prodotti della caccia e della pesca, la caccia e la carne, il pesce, i frutti di mare, che si trovavano a tonnellate nei luoghi in cui viveva l'uomo primitivo. Erano i volatili, gli uccelli, le uova che si trovavano e le verdure. L'uomo cacciava le proteine e la donna andava a raccogliere le verdure. Questo è successo per 80.000 anni ed è un po' è quello che io difendo e faccio notare al professor Migliaccio, che l'uomo preistorico che viveva di caccia e pesca non conosceva la pasta. Scusi dottor Ducan, nel Rinascimento e soprattutto nel suo paese, ma anche in Italia, nelle corti ricche si mangiavano quantità di carne impressionante e non campavano tanto questi signori, avevano tutti la gotta, e quindi voglio dire, non è che faccia proprio bene e mangiavano delle quantità di cacciagione, insomma i re di Francia, i principi italiani avevano delle cose, le cucine non chiudevano mai perché non si sapeva mai a che ora si andava a tavola e in quanti si andava a tavola, ma non è che proprio avessero una vita magnifica, erano pieni di malattie, innanzitutto la gotta. E allora? Dottore, ma raccoglievano nell'antichità anche le bacche di cui erano cacciatori. Io vorrei dire una cosa, se mi consente. Prima di tutto, i grandi governanti non è che mangiassero soltanto la carne, per loro fortuna mangiavano anche altre cose, mangiavano anche molte verdure, soprattutto in Italia e in Francia c'erano molte verdure. Io penso che le verdure, il pesce, sono degli alimenti importantissimi. Io faccio notare al professore Migliaccio che ha dimenticato una cosa nella mia dieta proteica. Questa dieta dura soltanto 4-5 giorni, quindi 4-5 giorni non si mangia soltanto carne, si mangia anche il pesce, e lui ha dimenticato completamente, anche nella presentazione, si è dimenticato la possibilità di mangiare verdure a volontà con il lattosio e degli zuccheri, e quindi per esempio nel pesce, soprattutto nei pesci grassi, ci sono moltissimi grassi che sono favorevoli all'organismo, come gli omega 3. E questo periodo di attacco, che è importantissimo per motivare coloro che vogliono dimagrire, dura soltanto 5 giorni, quindi in 5 giorni il corpo può accettare benissimo un carico proteico che non supera mai i 2-3 grammi per chilo di peso. Quindi io non penso che queste persone siano in pericolo, anche se sono persone diabetiche, ipertese o che soffrono di malattie cardiache o soggetti a rischio. Dottore, scusi, dottore? Prego, dottore, sì. Non so se mi sento. No, io devo dire che come prima cosa apprezzo la signorilità del dottor Ducan. Questo mi fa molto molto piacere, perché è un confronto estremamente civile e scientifico. In realtà lei ha detto una cosa, che per 5-6 giorni l'organismo umano sopporta benissimo qualsiasi cosa. Ma e poi anche il fatto che ci sia il lattosio, che è uno zucchero semplice, si trova nel latte che viene concesso, e della verdura, che però apporta scarsi carboidrati. Qui noi nella dieta mediterranea siamo per un uso
equilibrato dei vari nutrienti, dei macronutrienti, cioè carboidrati, grassi e proteine. Questo è un po' il nostro discorso. Quello che forse manca, almeno fino ad oggi, è una ricerca prospettica, cioè quali possono essere gli effetti della dieta da lei consigliata a lunga scadenza, mentre della dieta mediterranea ormai abbiamo delle prove antichissime. Ultima osservazione: l'uomo una volta era cacciatore indubbiamente, ma anche raccoglitore. Questo significa raccogliere anche bacche, radici, verdure, banane e quant'altro. Per cui io non mi baserei tanto sul passato quanto sulla problematica attuale in questo contesto sociale, economico. Ma senti, è molto, molto interessante quello che ho ascoltato. Io non conosco personalmente il dottor Ducan, però mi trovo che in quel famoso giornale che ha il marchio Rai, Più Sani Più Belli, io nel mese di marzo, è una dieta che si fa diciamo per 5 mesi, combinazione coincide molto con quella di Ducan, perché è una dieta dove si mangiano proteine. E io devo dire la verità, sono d'accordo con Ducan che oggi purtroppo la vita è cambiata, ci si muove di meno, quindi è vero che mangiare la pasta purtroppo bisogna limitarlo, specialmente per noi donne. Poi c'è il giorno totalmente proteico, che è una cosa innegabilmente, secondo me, utile per dimagrire, per sgonfiarsi. Poi c'è il discorso dell'avena, che ho visto nella scheda. Io sono una grande sostenitrice dell'avena, poi lo possiamo anche spiegare il motivo. Tu hai provato anche la dieta Ducan? Ho provato la dieta Ducan e devo dire l'ho provata semplicemente leggendo il libro, perché quando uno prova tutte le diete che puoi provare, a questo punto cominci a comprarti tutti i libri che escono. E ho fatto la dieta Ducan e l'ho fatta per 10 giorni, cioè ho fatto il periodo iniziale, l'ho fatto per 10 giorni e devo dire che ho perso subito tantissimi chili, tipo 5-6 chili, ma molto rapidamente. E poi però si è tutto fermato e in realtà poi mi sono reso conto che era un po' troppo, perché nel progetto che mi prospettava il sistema Ducan, io sarei dovuto stare senza carboidrati credo fino a luglio, grosso modo. No, da luglio raggiungere... partendo da quando? Partendo da fine febbraio, metà febbraio. Di quest'anno, eh? Esatto. Sì, esatto, di tristezza. E dopodiché poi avrei dovuto cominciare la fase quella nella quale cominciavo a introdurre un pochino di pane. E chiaramente, almeno a me è sembrata folle una cosa del genere senza una, soprattutto, supervisione medica costante. E allora, quindi tu, appunto... scusa, hai cominciato a febbraio, sì, hai fatto la dieta Ducan per 10 giorni, sì, hai perso 5 chili. Esatto. Li hai più recuperati? No, mi sono fermato a un certo punto, poi a un certo punto ho cominciato a reintrodurre piano piano le cose, mettendo insieme tutte le varie suggestioni che mi sono arrivate in questi 20 anni di tentativi di tornare a un peso simile a quello che avevo una volta. E poi però ho deciso di andare da dei nutrizionisti, dei dottori, dei medici. I quali ti hanno detto che hai fatto bene? I quali mi hanno detto che, mi hanno detto, loro personalmente sono contrari alla dieta Ducan per i motivi analoghi a quelli che ha espresso prima il professor Migliaccio, e sono più favorevoli a una perdita di peso lenta ma costante, e mi hanno prospettato un anno di lavoro per arrivare ai miei risultati ottimali. Cioè un anno di lavoro per perdere quanto? Per perdere, a questo punto devo perdere un'altra decina di chili. Un'altra decina di chili o un chilo al mese? Insomma, grosso modo. Beh, che mi pare molto ragionevole, no, professore? Sì, sì, ma mi sembra questo il modo corretto, deve essere andato da nutrizionisti. Vede, dottor Ducan, non so da chi sia andato, però il nostro collega ci ha provato, però a un certo punto questa lontananza totale dai carboidrati per un periodo così lungo non riusciva a sostenerla.